Stiamo per atterrare. Stiamo per atterrare. Stiamo per atterrare a Fantastica Spaziale. Venite con me a fare una passeggiata fra le stelle. Non è assolutamente difficile o pericoloso. Basta semplicemente accendere la fantastica e chiudere gli occhi. L'avete vista quella torta spaziale piena di galassia al limone? O un visitort pasticcere? Lo avete mai visto un neonato cicciottello per essersi bevuto l'intera Via Lattea? O l'orsa maggiore assaggiare la luna di miele? O la navicella Apollo circondata da patate al forno? O un razzo volare al contrario verso il pianeta Ozar? Avete visto uno spazio parecchio poco spazioso? Un treno fermo alla stazione lunare? O Alain Delon, il famoso divo del cinema spaziale? Un anziano marziano con una lunga barba verde? O un professore circondato dai suoi alieni? Dei corpi celesti che sembrano dei puffi? Una talpa parecchio orbita? O dei grilli e canguri saltelliti? Un marziano triste perché più Nettuno voleva giocare con lui? O un gufo stufo di volare in UFO? Guardate adesso un po' di stelle. Guardate quella stella marina circondata da un mare di stelle. O due stelle da sole, ma molto, molto abbronzate. E il grande carro con una stella bucata, l'avete mai vista? Un enorme spaziolino per stelle cadenti. Un colf alieno aspirare polvere di stelle. Un telescopio parecchio pericoloso. O uno spicchio di luna che dopo aver fatto il picchio sullo spicchio della luna, guardate cosa gli ha fatto. O avete mai visto Plutone con Minnie e Topolone? O Venere, il pianeta più vicino al weekend e anche il più amato, credo, da tutti? Il sole festeggiare gli anni luce? Un disco volante pilotato da Mozart, o se preferite da Bach, Chopin, o anche semplicemente, e mica tanto semplicemente, da Vasco Rossi, Cesare Cremonini o chi volete voi? O un astropenna sottoscrivere il firmamento? E questa, una navicella carica di buchi neri, respinta dall'astropolitica, anzi io direi dal disastro politica. O un razzo razzista che per fortuna abbiamo subito perso di vista. È giunta l'ora di salutarvi. Io devo ripartire. Ma continuatela da soli questa passeggiata, non è assolutamente pericolosa. Nessuno potrà mai sgridarvi se vi perdete, perché
vi è completa assenza di gravità. Alla prossima. Ciao!